Io alle 3 del pomeriggio ero qui, ho sentito dei bettardi, era una cosa, ho avuto paura, sono fuggita perché ti dico, erano una ventina di ragazzi. Le urla e le esplosioni non hanno fatto dormire sonni tranquilli ai residenti di Sant'Orso, che ieri mattina si sono trovati di fronte a uno scenario sconcertante in termini di sporcizia e degrado. I cittadini hanno protestato e allertato diverse volte le forze dell'ordine, chiedendo di intervenire con azioni concrete. C'erano tutti i tardi qui sotto il centro commerciale, sotto le macchine. Io sono fuggita, ho avuto paura, sono sincera. E dopo sul vostro servizio ho visto tutto il macello che hanno fatto. Molti hanno dato la colpa ai genitori, io non sono del parere, perché i genitori cosa c'entra? Tocca stargli molto dietro, però dopo fuori i ragazzi fanno quello che vogliono, non è che poi a casa gli puoi dare tutte le regole possibili, dopo a casa fuori fanno come gli pare. Di tutt'altro parere altri residenti che abbiamo intervistato. Sì, ho visto i ragazzi che erano tutti, si raggruppavano, sembrava che, presente quanto vedi i filmati dello stadio che ci sono gli ultras, uguale, tutti mascherati. E del fatto dei giochi rovinati, dei danni arrecati al quartiere? Io, da quanto abito qui, era un gioiello. L'hanno fatto bellissimo, dopo poco tempo è stato distrutto, adesso poco tempo fa l'hanno rimesso a posto e l'hanno distrutto un'altra volta. Di chi è secondo lei la responsabilità? Per me in maggior parte dei genitori, anche se è difficile oggi giorno, non so, con i ragazzi. Sono tornato dal lavoro, ho visto veramente i bidoni in mezzo alla strada, cioè un po' un disastro. Però, ecco, più controlli, c'erano i controlli, ma non mi è sembrato così, cioè, fermi. Magari erano ad altri punti, in altri punti, invece di seguire un pochino di più, di essere più presenti. Magari capisco anche il periodo che non ne possono più e quindi hanno trovato proprio l'occasione per dire, ecco, ci siamo anche noi e ricercare attenzione magari, non lo so. Però sì, è un problema da gestire meglio e da vedere di trovare un'altra soluzione. Soprattutto con i giovani, dargli una possibilità. È passato a vedere quello che è successo sabato. No. Che cosa ne pensa? Insomma, un peccato. Cosa vuole che ne penso? Tutto il male di questo mondo. Adesso che le scuole le stanno giù, sono chiuse, qua fanno il macello. Anche di giorno si siedono là, mangiano, bevono e lasciano a terra. Quando si faceva buio, stavamo dentro le case, non ci facevano più uscire. Un fidanzato ce lo vedevamo di giorno, era, altrimenti niente. Quindi erano altri tempi. Va bene, ma un po' devono anche i genitori. È una cosa bruttissima questa. Io non lo so perché non c'è. Figli che vengono su così. È una cosa. Anche i genitori, voglio dire, dove sono? È la colpa di chi grandi? La colpa dei genitori. Che non li seguono, non li cosa, tanto se sei minorenne. Anche io, insomma, così. Perché adesso dicono che non si può di niente, ma i fiori non so perché. E c'è anche chi a risveglio si è ritrovato una parete della casa imbrattata con le bombolette spray. Vi siete accorti la mattina? Sì, la mattina passava un nostro vicino di casa e mi ha detto: Donatella, corri, corri, ha detto che ti hanno lasciato un segno. Ma dove? Io ho detto io. Nella fiancata di casa sono venuta a vedere così. Un disastro? Un disastro, sì. Qui tutti gli spari, le bombolette, un macello era, un disastro. Ma non solo, perché sono entrati anche nella vostra abitazione. Sì, sì, dentro. Sono entrati qui dentro dell'ingresso del garage e hanno tirato il rastrellino dei panni sopra, del terrazzo sopra. C'è rimasto il segno nel muro, dopo aggiusteranno anche quello. Noi ci dispiace molto queste cose, molto, molto, molto. Ci fa male, perché non diamo fastidio a nessuno.